far circolare il denaro. Siamo lavoratori, imprenditori, disoccupati, commercianti. Partite IVA, studenti, genitori, siamo gli italiani che non si arrendono, che non abbassano la testa, nonostante il clima di terrore instaurato da questo governo. Siamo gli italiani che non accettano la dittatura sanitaria, che non credono alle false promesse di Giuseppe Conte e alle lacrime di coccodrillo dei suoi ministri. Siamo qui oggi per compiere un atto di libertà e per ribadire che la colpa dell'emergenza sanitaria non è dei cittadini, che fino ad oggi si sono comportati in maniera egregia ed esemplare, ma di una politica che in questi anni ha chiuso gli ospedali, ha ridotto i posti in terapia intensiva, ha distrutto la produzione nazionale. Trattare gli italiani come bambini, puntare il dito contro la movida minacciando di richiudere tutto, serve solo a nascondere le responsabilità di questo governo di buffoni e incapaci. Dopo l'emergenza sanitaria, l'Italia si avvia ad affrontare una catastrofe economica e sociale senza precedenti.